In questo piccolo e veloce video introduciamo le equazioni, che spesso ci capiterà di vedere che si possono suddividere in queste due tipologie, le identità e le equazioni vere e proprie. Vediamo quindi brevemente, in modo molto semplice, perché questo video è semplicemente un'introduzione alle equazioni, vediamo quali sono le caratteristiche principali da tenere presente. Vedremo che tutte le equazioni contengono due elementi, contengono dei numeri e contengono delle lettere. Le equazioni sono caratterizzate da un grado, che coincide con il massimo esponente che troveremo sulle lettere delle equazioni. Ed il nostro compito è quello proprio di trovare il valore delle soluzioni, che però vedremo non sempre sarà possibile determinare. Perché se per la maggiore parte dei casi noi troveremo sempre delle soluzioni, perché le equazioni saranno possibili e quindi le soluzioni esisteranno, però alcune volte noi ci imbatteremo anche in equazioni impossibili, in cui non ci saranno soluzioni. Il terzo caso, il più strano, è il caso in cui le equazioni sono indeterminate, ossia qualsiasi valore possibile che noi pensiamo, potrà essere soluzioni. Quando sono indeterminate, ecco che allora le nostre equazioni si chiamano identità. Quindi cominciamo adesso ad entrare un pochino più nel dettaglio. Iniziamo subito a dare la prima definizione, la prima parte. L'equazione è un'uguaglianza tra due espressioni, ma questo non basta. Bisogna dire che queste espressioni devono contenere almeno una volta una lettera. E tanto per dare dei nomi, diremo che la prima espressione che sta sul lato sinistro si chiama primo membro. E invece la seconda espressione che sta sul lato destro si chiamerà secondo membro. Perciò avremo un'espressione qui e un'espressione qui contenenti almeno uno dei due contenenti una lettera. Ecco il primo esempio di equazione. Vediamo che nel primo membro abbiamo questa espressione che contiene una lettera, in questo caso la lettera è la x. 2x più 4 è il primo membro e lo scrivo qua così lo vediamo. Il secondo membro invece contiene solo un numero. Questa è un tipo di equazione, noi oggi non vedremo come si risolvono, vediamo solo di introdurre le equazioni e di capire quali sono le proprietà importanti. Un altro esempio potrebbe essere 7x meno 1 uguale 2x più 6. Anche qui vediamo che il primo membro contiene un'espressione in cui c'è almeno una volta la x e anche il secondo membro ha un'altra espressione che contenga la x. Anche questa è un'equazione. Infatti il primo membro contiene la x, il secondo non lo contiene, ma l'importante è che tra le due espressioni ci sia almeno una volta la lettera. Come si chiama la lettera in questo contesto di questo argomento? E lo scopo del nostro problema è proprio quello di calcolare il suo valore. Il valore può essere unico oppure ci possono essere più valori. Da cosa dipende? Dipende proprio dal grado di un'equazione. Iniziamo dicendo cos'è il grado di un'equazione. Il grado di un'equazione, ad esempio quello che scrivo adesso, 5x più 7 uguale 1, il grado in questo caso è 1, ossia coincide con l'esponente più alto con cui compare la nostra lettera, ossia il grado è il massimo valore dell'esponente che compare nella nostra equazione. In questo secondo esempio, invece, vediamo che il massimo valore del nostro esponente è 2. Quindi in questo caso il grado dell'equazione è 2. Vedremo poi in futuro che il grado di un'equazione ci dice qual è il massimo numero di soluzioni che noi potremo trovare. Andiamo subito al punto. La soluzione di un'equazione è quel valore, oppure quei valori, che soddisfa l'uguaglianza. Ad esempio, 5x meno 10 uguale a 0. Vedremo che quando andremo a cercare la soluzione, capiremo che la soluzione è
il valore 2. Vedremo che calcolarlo sarà molto semplice, ma in questo caso vi fidate e infatti facciamo la prova. Facciamo la prova perché al posto della x metteremo il valore che abbiamo trovato, 5x meno 10, vediamo che fa 0, sì, è vero, quindi x uguale a 2 è soluzione. Se avessimo quest'altra equazione 6x meno 24 uguale a 0, sapremo che la soluzione è il valore, lo scrivo io e voi fidate, è il valore 4. Infatti, se andiamo a fare la prova, andiamo a mettere 6 per il valore 4, che lo scrivo in verde così lo vediamo, al posto della x. Continuo a scrivere meno 24, facciamo il calcolo. 24 meno 24 fa proprio 0. Ecco che abbiamo capito che il valore 4 è soluzione dell'equazione. Quando saremo più grandi vedremo che invece un'equazione di secondo grado spesso avrà due soluzioni, perché avrà in questo caso sia la soluzione pari al numero più 2, ma anche la soluzione pari al numero meno 2. Infatti, quando saremo più grandi e faremo la prova, andremo a mettere al posto della x, che indico qua, metteremo il valore più 2. Lo eleviamo al quadrato, togliamo 4, facciamo il conto, 4 meno 4 fa proprio 0, sì. Quindi il valore 2 è un valore giusto per essere soluzione. Andiamo ora a vedere se il valore meno 2 anch'esso va bene. Quindi, sempre nella prova, al posto della x metterò il valore meno 2 elevato al quadrato, meno 4, vediamo cosa fa. Il quadrato di un numero negativo viene sempre più, vediamo che viene 0. Quindi sì, è giusto. Abbiamo visto quindi che quando l'equazione è di secondo grado, essa potrebbe avere due soluzioni. L'ultima osservazione che faccio è che vedete che ho fatto due frecce. Nella prima freccia ho scritto la parola equazione che si risolve trovando le sue soluzioni, che significa trovare dei valori numerici da attribuire alla lettera x. Nella seconda freccia, invece, scrivo un'altra parola. Scrivo la parola identità. Ma cos'è un'identità? Possiamo dire che l'identità è un'uguaglianza tra due espressioni che risulta sempre, sempre, sempre vera. Vi faccio subito gli esempi. X più x uguale 2x. È certo, x più x fa 2x, 2x uguale 2x, certo, per la proprietà della simmetria possiamo dire che 2x è uguale a 2x. Vediamo un altro esempio. X meno 4 uguale x meno 5 più 1. Andiamo a vedere se questo va bene. Andiamo a risolvere di qua, meno 5 più 1 fa meno 4 e quindi x meno 4 uguale x meno 4 è certo, questo è ovvio. Quindi quando abbiamo delle uguaglianze tra quantità che sicuramente capiamo che saranno sempre vere, ad esempio 6 più 1 uguale a 7. È certo che va bene. Sì, è proprio giusto. Questa è un'identità. Il nostro video quindi si conclude dicendo che risolvere un'equazione significa trovare quel valore oppure quei valori che noi dovremmo dare alla lettera x affinché otteniamo che il primo membro della nostra equazione sia uguale al secondo membro. E solo nel prossimo video vedremo qual è la tecnica per risolvere delle piccole e veloci equazioni.